abbiamo avuto questo primo incontro conoscitivo con i gruppi parlamentari, saremo i protagonisti di questa legislatura, le sensazioni sono ottime, è stato veramente una prima assemblea incontro positivo, ci sono grandi competenze anche di nuove figure, circa l'80% sono nuovi entranti, quindi sarà una legislatura di persone che arrivano dalla società civile, quindi delle grandi competenze, siamo molto soddisfatti, abbiamo dato i primi paletti organizzativi, ci formeremo, inizieremo a fare anche dei primi corsi di formazione per i nuovi entrati e il primo passaggio fondamentale certamente, stiamo parlando a questo punto dell'atto politico, sarà quello del 10 di aprile, del DEF, dove imporremo come temi economici quelli per cui i cittadini italiani ci hanno dato la loro fiducia, che è un abbassamento delle tasse e certamente un intervento per abbassare la povertà. Quello che diciamo che è fondamentale è che siamo disposti a dialogare con tutte le forze politiche, ma con un modello differente, alla luce del sole, parlando di temi e smettendola di chiudersi in stanze buie, segrete e lontane dalle orecchie dei cittadini, in cui si spartiscono ministeri, si spartiscono poltrone alla faccia dei cittadini. Noi vogliamo rispettare la sovranità popolare, vogliamo rispettare il voto, ma soprattutto vogliamo rispettare il programma. E la palla passa agli altri partiti che devono iniziare a dirci su che cosa convergere. Noi i punti ce li abbiamo già. Guardiamo a tutte le forze politiche, bisogna dimenticarsi di un modello politico basato sulle spartizioni dei poltrone che significa potere. Se noi proponiamo tematiche come il reddito di cittadinanza, come l'abbassamento delle tasse, come norme anticorruzione, proposte che erano presenti anche nei programmi di altre forze politiche, ci devono dare una risposta. I cittadini ci hanno dato il mandato e siamo la prima forza politica senza la quale non ci potrà essere nessun governo. Non ci potrà essere alcun governo di convergere sui temi e finalmente ci sarà un governo di cambiamento straordinario, rivoluzionario. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica ad avere un candidato Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio è il candidato Presidente del Consiglio della forza politica più votata dai cittadini italiani, ovviamente sì. Abbiamo già detto, ripetiamo volentieri, convergenze tematiche. Per la prima volta vogliamo un Parlamento che abbia una maggioranza, che appoggi un governo su dei temi. I cittadini devono sapere prima che cosa andrà a fare un governo e la maggioranza che lo appoggia. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.